Ed ecco, come dicevamo, questi piccoli semi che cominciano a germogliare grazie alla sapiente didattica musicale dell'amico prima maestro, ovviamente, Dino Camillò. Adesso voglio fare qualche cosa che nessuno ancora si aspetta. Signor Sindaco, vuole tenere in mano il libro di Vincenzo Giordano, per favore? Lo tenga come meglio crede, tanto non è la copertina. Bravo, e sfogliando una pagina, sfoglia ancora, signor sindaco, ne prenda una a caso e lì si fermi, per cortesia. Scelto? Mi legge il numero della pagina? Benissimo, è stato attento, il numero non c'è, ma ci sono delle immagini. In virtù di queste immagini, già che questa opera di Vincenzo trasmette delle emozioni a caldo, senza che ci sia nulla di preparato, le do il microfono e lei mi dice che emozioni le trasmette questa pagina che sta guardando. Beh, sicuramente, preso così, esprime un senso negativo. Ho aperto la pagina, leggo il suicidio, è l'unico arrogante, un po' di stato. Quindi diciamo che ho sbagliato pagina. No, guarda, io ti dico la verità, vedere queste immagini così riprodotte, così reali, ti danno il senso che quello che lui ha fatto, quello che lui ha realizzato, non è solo la bravura della matita, ma esprimono qualcosa. Cioè, tu vedi tre visi di Gino Paoli e nello stesso tempo vedi tre espressioni diverse, no? Anche la storia personale di un cantante che si evolve in un modo imperfetto, in qualche modo, perché non c'è una gradualità anche nel cantante stesso, quindi si trasforma nei sentimenti, si trasforma nel modo di interpretare le canzoni. È come in qualche modo un artista. Lui, se dovesse rifare una stessa opera, non ci riuscirebbe, perché quello che lui ha fatto l'ha fatto sicuramente in dei momenti particolari, in delle ore particolari, in degli attimi particolari. Quindi il bello è che sono pezzi unici ed esprime appunto questo che io ho potuto intravedere, tra virgolette. E bravo il sindaco. Vedete la passione nel voler fare le cose, come spesse volte ci porta al di là delle ordinanze, delle delibere, dei protocolli, della burocrazia, come invece così, proprio di pancia e di petto, per la soddisfazione della platea e dei suoi cittadini che si trova di fronte, come si inventa immediatamente commentatore di pagine illustrate. A te l'impressione, Vincenzo, su questa considerazione del sindaco? Intanto io ringrazio per le bellissime cose e devo dire che la sensazione è del tutto giusta, e questo mi collego a quello che dicevo prima, cioè Gino Paoli lo conosciamo tutti, chi non lo conosce ha avuto anche un episodio, forse più di uno, di tentativi di suicidio e cose varie. Allora, che cosa c'entra questo? Quando si architetta un libro del genere, che non è solo narrazione, racconto... Certo, per amore. È il primo motivo di dramma e di piacere al mondo. E, tecnicamente parlando, che è quello poi che si può anche dire su un libro che non è solo narrazione, ma è anche immagini, ecco che quello che ha fatto giustamente notare, siamo andati da una pagina a caso, in questa pagina a caso c'è sempre la prima parola del suicidio. Ora però, se voi andate a leggere e a guardare le immagini del testo, voi vedete che al testo, a questa prima parola, si accompagna un disegno, non direi triste, quasi un po' nostalgico, malinconico. C'è lui affacciato su uno dei navigli milanesi con un ponte dietro, lui che tiene la sua immancabile sigaretta, lo sguardo che guarda verso di noi, ma che in realtà non sta guardando, cioè noi guardiamo lui, ma lui dal libro sta guardando il vuoto. E quindi ecco che quando si crea un libro illustrato ci deve essere commistione tra quello che si vuole dire tramite il disegno e quello che poi le parole, questi brevi cenni della biografia di questi autori, tirano fuori.
Quindi direi che, insomma, a parte la pagina è molto significativa che abbiamo aperta, soprattutto quando queste sono queste figure molto forti, ripeto, delle figure come Renato Zero, delle figure come lo stesso Gino Paoli, ecco, hanno delle caratterizzazioni di vita, oltre che artistica, anche personali, molto forte. Quindi questo per dire che l'impressione di Salvatore è sicuramente giusta, e anzi mi fa piacere che abbia tirato fuori in lui la descrizione che poi è quello che volevo ispirare io disegnando, insomma. Poi un'altra cosa, sì, quello della irriproducibilità di un disegno, sì, questo è vero, cioè l'opera originale a mano è irriproducibile, anche se perché è fatto in un determinato momento, perché è fatto con un determinato spirito, come tutti noi, un giorno si ha più voglia di andare a lavorare, un giorno meno. Il disegno e l'illustrazione hanno così, è anche la stessa cosa. Un giorno hai voglia di metterti al tavolo del disegno col braccio, con la cerca, col stare così, e sai che entro la sera devi aver fornito almeno un'intera pagina illustrata da mandare all'editore perché si aspetta che tu lo faccia. Un giorno hai voglia e scorre tutto facilmente, anche a seconda dell'autore che stai disegnando, perché siccome non siamo robot ma siamo persone con dei sentimenti, io non nego che dalla lista che abbiamo tirato fuori con l'editore per la lista definitiva per realizzare il libro, alcuni mi piacciono di più, alcuni mi piacciono di meno, alcuni li sento più nelle mie corde, alcuni meno, e quindi questo si traduce, per quanto tu professionalmente voglia metterti a disegnare e dire anche se questo mi piace meno lo devo fare al 100% delle possibilità di come quello che mi piace di più, però è chiaro che poi la mano, la testa, la matita se ne vanno per fatti loro. Quindi sì, è un gesto irriproducibile allo stesso modo, perché dipende da tanti fattori, dal momento della giornata, se quando ti alzi la mattina faceva molto freddo e c'è la mano ancora freddissima e non ti scorre sul foglio, oppure se è uno che ti piace tantissimo e quindi lo fai ad occhi chiusi nella metà del tempo in cui hai fatto quello che non ti piaceva proprio. Quindi esce fuori non solo l'autore delle canzoni descritte nel libro, ma così come generalmente da un libro narrativo esce fuori dalle parole, da un libro illustrato esce fuori anche tutto questo dalle illustrazioni. Uno particolarmente con l'occhio fino potrebbe accorgersi questo l'hai fatto un pochettino, c'avevi meno voglia di farlo che non ti piaceva, invece qua ci hai buttato tutto quello che avevi, insomma. Quindi è così, comunque, per dire, la recensione che hai fatto alla pagina è perfetta, insomma. Le note di commento ad un'edizione, seppur prevalentemente di immagini, servono e sono utili, però nel momento in cui, maestro, le note che accompagnano sono quelle musicali, sono quelle che forse trovano maggior riscontro in un'attenta platea come quella di Stefanaconi stasera. Siamo pronti per il terzo pezzo? Allora, quest'altro pezzo, diciamo che è un compositore moderno che è molto stimato dal pubblico giovanile, sicuramente anche i ragazzi e le ragazze giovani lo conosceranno, perché si tratta di Ludovico Einaudi. Sfido chiunque a dire che non l'ha mai sentito. Il brano ce lo segue Cristian Baianella, si intitola Primavera. Thank you.
Bravo, veramente complimenti. È bello quando in un centro, non dirò più paese, trovandomi a Stefanaconi, mi sia consentito dire quando mi troverò in un centro, vedere delle belle cose che iniziano. Mi è capitato spesso di trovarmi a presentare con piacere libri, iniziative, però spesse volte le iniziative corrono il rischio di rimanere tali, cioè di cose che inizino e poi stentino ad avere nella programmazione amministrativa di un centro il degno giusto prosieguo. Io sono provocatorio nella conduzione di una serata e non me ne vuole Salvatore.